Sì, Lecce ritrova l'aggressività di inizio stagione, ma non la vittoria che manca da 4 giornate contro una Reggina solida che ha intasato ottimamente i corridoi di penetrazione e ha ottenuto un pareggio che non guadagnava da circa 10 partite. Vediamo subito le immagini. Vucinic in azione sulla sinistra, oggi il montenegrino tornava dal primo minuto. Poi c'è un lancio di Nakamura per Colucci, va in gol Colucci, ma aveva commesso fallo sul difensore del Mali, vedete, aveva trattenuto la maglietta. Mesto, ottima la sua partita sulla corsia destra, impegna Siciniano che devia in angolo. Il Lecce in avanti con una girata di Božinov, tiro centrale che non impensierisce Pavarini. Poi ottimo il controllo di Vucinic che colpisce il palo, non riesce a chiudere in rete Giacomazzi, salva Paredes. Dà indicazione ai suoi Mazzarri, enigmatico Zeman, ancora Mesto, gran diagonale, ma è bravo a neutralizzare in due tempi Siciniano. La rete del Lecce al 40° minuto, vedete l'azione bella articolata, conclusa da Babu. Il brasiliano ha segnato così il terzo gol in questo campionato. Rivediamo la conclusione di Babu. Dopo 3 minuti la Reggina pareggia, l'uscita di Siciniano che secondo Brighi commette fallo su Borriello, il portiere viene soltanto ammonito, trasforma Paredes al primo gol in questo campionato. Nella ripresa protagonisti Vucinic e Pavarini, avete visto il portiere che respinge, esce Nakamura, un trequartista, entra Tedesco, poi ecco ancora Vucinic, bravo Pavarini, si salva la difesa della Reggina in qualche modo, attimi di tensione, Brighi ammonisce Modart, il più irrequieto, poi Borriello impegna Siciniano, ancora il Lecce, ancora con Vucinic, ottimo gioco di gambe, il portiere si oppone alla conclusione del montenegrino, c'è una spinta di Balestri a Bjelanovic, lascia proseguire l'arbitro e poi la conclusione finale di Cassetti che non c'entra la porta, finisce 1-1. Linea Paola Ferrari.